Lorenzo, dopo questa partita con il Sant'Arcangelo, tu come l'hai inquadrato questo pareggio? Lo ritieni un punto guadagnato, due persi per come si era messo? Ma noi, cioè, vabbè, noi cerchiamo sempre di vincere la partita. Dopo, magari dopo il gol, abbiamo recuperato, abbiamo cercato anche di vincerla, però diciamo che a questo punto ci sta stretto come era andata la partita. Adesso cerchiamo di dare continuità ai risultati. L'importante è quello di non perdere. Noi la partita cerchiamo sempre di vincere. Speriamo che sabato riusciremo a vincere. Dal punto di vista personale, che prestazione è stata la tua? Come ti valuti? Ma discreta, magari nelle altre occasioni ho fatto meglio. E già se sabato il mister mi darà l'occasione, cercherò di fare meglio di sabato, di domenica. Con l'arrivo di Cruciani, poi anche del nuovo ragazzo che è stato preso ieri, la concorrenza a centrocampo aumenta. Ma la concorrenza è sempre bene, che dai sempre il 100% in ogni allenamento. Sono tutti i valori aggiunti dei bravi giocatori e ognuno che scenderà in campo saprà dare il suo contributo. A proposito di Cruciani, visto che l'elemento è piuttosto esperto, pensi di poter anche imparare qualcosa magari da lui? Sì, lui durante tutti gli allenamenti mi dà una mano, mi dice che cosa devo fare, dove sbaglio, dove faccio bene. È un elemento di esperienza, cioè ci dà un grande aiuto e che in queste altre partite continuerà a La partita di sabato a Savona, come te l'aspetti? darci. No, una partita difficile, Savona è una delle squadre che sta in forma e noi cercheremo sempre di andare a vincere e di fare il risultato. Un tuo giudizio alla fine di questo mercato, secondo te le operazioni effettuate nella società sono state quelle che servivano, insomma, per migliorare la rosa? Ma il mercato, diciamo che noi giocatori non ci pensiamo, ci pensa tutta la società. Dopo ogni giocatore che arriva qui a Teramo dà sempre il suo contributo e farà sicuramente bene.